Ciao ragazzi, in questo video impareremo a creare queste bellissime maschere effetto pizzo, semplicissime da realizzare ma di grandissimo effetto, come potete vedere dalle immagini, perfette per il carnevale oppure per una festa in maschera tra amici. Vediamo che materiali ci servono. Ci servirà del tulle, che farà da base. Ovviamente potete sceglierlo del colore che più vi piace. Della colla glitter, anche questa del colore che più vi piace. Un tubetto di imitazione piombo per pittura a vetro. Io l'ho scelto dorato, ma potete sceglierlo anche questo del colore che più vi piace. Della pellicola per alimenti. E dello scotch di carta. Se volete utilizzare questa maschera per il giorno di San Patrizio, potete utilizzare una perforatrice come questa, a forma di trifoglio, e decorare la vostra maschera con motivi di tanti piccoli trifogli verdi. Vi servirà anche la fotocopia con la forma di una maschera. Io ho scelto questa, che ricorda il pizzo. Vi metto qua sotto il link per scaricarla. E ora vediamo come fare. Appoggiate la fotocopia con la stampa della maschera sul vostro piano di lavoro. Prendete dei pezzettini di scotch di carta e fissate bene la fotocopia al piano di lavoro, in questo modo. Posizionate sopra la vostra fotocopia un pezzo di pellicola per alimenti. E anche questo fissatelo bene con lo scotch di carta. Dovrà risultare ben teso. Ora prendete il vostro tulle, ritagliatene un rettangolo nel quale si inscriva la forma della maschera, ma rimanete abbondanti, e anche questo fissatelo con lo scotch di carta. Ora prendete la vostra colla glitter, cominciate a stenderla a filo, seguendo tutte le linee sinuose che rappresentano il pizzo della vostra maschera. Per questa operazione cercate di essere il più possibile precisi, prendetevi il vostro tempo per farla e non abbiate fretta. Ricoprite con la colla tutte le linee principali che rappresentano i contorni della vostra maschera. È fondamentale che lo stick di colla glitterata abbia un erogatore a beccuccio, come questo, per aiutarvi nell'operazione. Dopo aver passato la colla glitter, prendo il mio tubetto di pittura effetto piombo e vado quindi ad applicargli il suo beccuccio allungato, che mi servirà per stendere il colore a filo. Continuo quindi con il colore dorato a seguire tutte le linee che rappresentano il pizzo della mia maschera. La pittura effetto piombo ha una consistenza molto diversa rispetto alla colla glitter e quindi è molto diversa la stesura. La trama di fili dorati risulterà infatti molto più precisa. E una volta che si sia tutto quanto ben asciugato, questo è il risultato. Come vedete, abbiamo staccato il pezzo di tulle e voilà, si è formata una maschera effetto pizzo meravigliosa. Ora non resta che prendere delle forbici e ritagliare il tulle lungo tutto il perimetro della maschera. Ma non ritagliatela troppo a filo. Lasciate almeno mezzo centimetro di spazio tra la maschera e il tulle. E questo è quello che volete ottenere. Ora non resta che attaccare l'elastico che ci permetterà di indossare la maschera. Per fare questa operazione ci sono sicuramente tantissimi metodi diversi. Io ho deciso di ritagliare questi pezzettini di carta dorata e ritagliare un pezzo di elastico dopo aver preso ovviamente le misure della circonferenza della mia testa. E ora con della colla Vinavil andare ad incollare semplicemente l'elastico su entrambi i lati della maschera. Spalmate quindi un velo di colla vinilica, in questo modo, posizionate l'elastico sopra la colla, passate un altro velo di colla sopra l'elastico, in questo modo, e andate a chiuderlo con i due pezzettini di carta.
per questa operazione potete decidere di utilizzare, volendo, anche due pezzettini di stoffa. Dovete intrappolare l'elastico con la colla all'interno dei due pezzettini di carta, in questo modo. E ora ripetete la stessa operazione sull'altro lato. E questo è il risultato una volta applicato l'elastico. Bene ragazzi, la nostra maschera effetto pizzo è completata, con tanto di elastico per poterla applicare al viso. Con questo sistema potrete creare un'infinità di maschere diverse, con tante forme diverse e tanti colori diversi, a seconda del vostro buon gusto e della vostra fantasia. Che cosa ne pensate? A me l'effetto piace tantissimo. Lasciatemi la vostra opinione con tanti commenti qua sotto. E se questa idea vi è piaciuta, ricordatevi di lasciare pollice in su e condividere questo video con tutti i vostri amici. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ricordati di iscriverti al canale e condividere i video su tutti i tuoi socials. Clicca qua sotto per vedere altri video.